Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi andrò a far vedere come si scaricano canzoni sui nostri iPhone, iPad ed iPod Touch in modo totalmente gratuito. Fare questo ragazzi infatti sarà veramente semplicissimo, non dovremo fare altro che scaricare un'applicazione dall'App Store, ovvero Foxtuber. Di Foxtuber Free ce ne saranno due versioni, appunto Foxtuber Free, che sarà quella che dovremo andare a scaricare noi, e quella a pagamento. Qual è la diversità tra queste due applicazioni? L'unica diversità che c'è sarebbe che la prima applicazione contiene la pubblicità, mentre la seconda non la contiene. Per cui anche se c'è un po' di pubblicità ne vale assolutamente la pena, ve lo dico io. La nostra applicazione sarebbe questa qui. L'applicazione si dividerà in ben 5 sezioni. La prima sezione sarebbe YouTube, la seconda cerca, la terza cache, la quarta playlist e l'ultima è altro. Allora, innanzitutto nella prima sezione, ovvero YouTube, troveremo il video in primo piano di oggi o di questa settimana oppure tutti quelli che ci sono stati in primo piano. Potremo selezionare la nostra lingua, in questo caso guardate il primo video, io vi consiglio di vederlo perché è bellissimo, fa straridere. E appunto, come avete appena potuto vedere, c'è un bel po' di pubblicità, ovvero ti chiede la recensione, qui sotto c'è il banner pubblicitario e cose varie, ma non è questo che ci interessa. Perché difatti ragazzi questa qui è un'applicazione che ti permette di scaricare tutti i video su YouTube, per cui anche compresa la musica, in modo totalmente gratuito, e potremo scaricare il numero di video che vogliamo, per cui ne potremo scaricare anche infiniti. Allora, andando sulla barra cerca andremo a cercare una nostra canzone, per cui io in questo caso vado a scrivere Dynamite. Ed ecco qui il risultato. Io vi consiglio di scaricare di solito il risultato della Vevo, ovvero quella, vedete qui, Tayo Cruz Vevo, sarebbe il canale appunto di questa persona, perché la Vevo sono le canzoni praticamente originali. Qui adesso noi potremo ascoltare la nostra canzone benissimo, ma dovremo essere sotto internet, per cui sotto wifi o sotto 3G. Come potete vedere da questo simbolino qui che sta saltellando da tipo 2 ore, potremo salvare la nostra canzone. Per cui andiamo sul simbolo, qui mettiamo il nome che vogliamo assegnare alla canzone e qui sotto scegliamo la qualità, in questo caso solamente 360 pixel, ovvero non HD. Per cui andiamo su fine e come potete vedere ci comparirà un 1 su questa sezione, ovvero cache. In questa sezione potremo vedere tutte le canzoni che abbiamo scaricato. Ma la cosa bella ragazzi è che queste canzoni o questi comunque video li potremo ascoltare o appunto vedere anche quando ragazzi non saremo sotto wifi. In questo caso ragazzi Dynamite c'è già perché niente, volevo scaricarmela. Comunque questa qui dopo la cancellerò e vi farò anche vedere come si cancella. E ci metterà un pochino, anche perché comunque pesa 20 megabyte, non è veramente, non è poco assolutamente, però non è neanche tanto, diciamo ci sono delle applicazioni che ti vanno a far pesare una canzone veramente tantissimo. Naturalmente ragazzi il peso della canzone dipende dalla qualità con cui la salviamo. Intanto che si scarica vi faccio vedere le altre opzioni, ovvero l'opzione playlist, dove ancora non ho fatto niente, dove dovremmo andare su nuova playlist, mettere il nome della playlist, in questo caso io metto SS, e qui scegliamo le canzoni che vogliamo mettere nella nostra playlist. In questo caso ragazzi scusatemi, vado a togliere il download perché mi occupa solamente spazio. Vi faccio vedere che questa cosa si può ascoltare, le nostre canzoni si possono ascoltare anche sotto senza avere una rete wifi o senza essere in 3G. Allora, è facilissimo, in questo caso io metto in modalità aereo, come sapete in modalità aereo senza uso di wifi non si potrà utilizzare internet, difatti se io vado qui e vado a cercare qualcosa, vedete, errore durante il caricamento, tocca per riprovare, proprio perché non sono sotto wifi. Ma andando qui ragazzi potrò ascoltare tutte le canzoni che voglio, per cui vado a premere per esempio questa,
e inizia parlata praticamente, però dopo c'è la canzone. Ok, come potete vedere si sente anche senza dover necessitare di avere il wifi. Difatti perché sono in modalità aereo e se noi bloccheremo il nostro device ci sarà un piccolo scatto e poi ricontinuerà ad andare avanti. Per cui diciamo questo qui era il nostro metodo per scaricare la musica gratis sui nostri device in modo totalmente appunto gratuito. Ci vediamo nel prossimo video. Spero che questo video qui vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare un bel like, alla mia pagina di Facebook ufficiale e di seguirmi su Twitter. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi!